Ma io mi è stato dato il compito di fare un intervento sull'articolo 18. Guardate, non è facile perché su questo articolo 18 se ne è parlato tanto, se ne sta continuando a parlare, e quindi è molto difficile dire novità. Non devo dire novità in verità, devo dire solamente alcune cose. Cos'è l'articolo 18? Lo sappiamo tutti, ormai è risaputo. È solamente il diritto di un lavoratore a non essere licenziato solamente perché all'azienda o al direttore o al capo ufficio non gli piace. Ci deve essere una giusta causa. La Confindustria non è da oggi, che poi è il gruppo più grande di padroni, non è da oggi che sta cercando di superare questa situazione, che secondo loro è un freno allo sviluppo dell'Italia, all'occupazione, tutte cose invece che non sono vere. In Italia sono nati questi contratti atipici, contratti che noi in Sardegna non conosciamo, ma che in altre regioni come la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, questi contratti si stanno utilizzando parecchio. Alcuni servizi alla televisione li hanno fatti vedere. Un ragazzo, anche diplomato, laureato, lo prendono e fa il commesso, gli danno 2 mesi, non gli riconfermano più l'incarico se si mette un giorno in malattia, se non fa questo o quell'altro, viene pagato in modi che conosciamo, anzi, mi diceva in questo convegno a cui ho partecipato a Pavia, alcuni di questi lavoratori, questi ragazzi, che in fondo guadagnano anche di più di un lavoratore dipendente normale. Perché il padrone gli dà di più in quanto lo fa lavorare solamente nelle ore in cui servono. Per esempio in un arco di 8 ore le facevano spezzate in 3 turni, cioè la stessa giornata faceva 8 ore in 3 turni. Quindi lavorava 2 ore e mezzo, 2 ore e mezzo, 2 ore e mezzo. Questo non basta alla Confindustria, non basta a... Leggevo, non so se... Ma anche questo non credo sia vero, ma leggevo uno studio dell'Unione Europea Statistiche che dice, e lo cito perché mi serve nel mio ragionamento, che dice che l'Italia dal 1996 al 2000 lo stipendio, il salario è cresciuto del 5,2%. Siamo gli ultimi. L'Italia è il paese in Europa. E non solo Europa, non parlo dell'Europa, anche Regno Unito e altri, è il paese dove il salario è cresciuto di meno. Gli altri paesi hanno una media del 10,5, gli 11 paesi dell'Europa, gli altri hanno una media del 12,1, cioè il nostro stipendio è cresciuto la metà del resto d'Europa. Questa Confindustria non basta, sta cercando di ottenere altri risultati. E qui davvero i sindacati stanno dando una mano, perché badate, la posizione di CGIL e CISL io non la capisco. Perché non la capisco? Non la capisco. Al di là dell'accordo sul contratto nazionale dei metalmeccanici, che poi ha tirato altri contratti, in cui si è fatto il ribasso, su questo articolo 18 io credo si stia sbagliando un po' tutti. Perché? In Italia ci sono due lavoratori, di serie A e di serie B, poi c'è anche il disoccupato, quello di serie ultima. Ma gli occupati sono di serie A e serie B perché? Perché se uno ha la fortuna di essere assunto in un'azienda sopra i principi di come la mia, ha un diritto. Per essere licenziato ci vuole questa causa. Se uno invece viene assunto in un'azienda con sotto 15 dipendenti, con meno di 15 dipendenti, non ha nessun diritto. Cioè in un paese democratico come il nostro ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Ci viene detto continuamente dalla stampa, certa stampa, che questo problema dell'articolo 18 è solo italiano, cioè che negli altri paesi non c'è garanzia. Io vorrei avere la garanzia che c'è un lavoratore tedesco, è maggiore della nostra. Vi faccio un esempio, se uno perde il posto di lavoro in Italia, a malapena gli danno la mobilità, in Germania gli danno lo stipendio, ma non solo, gli danno anche la garanzia di un nuovo posto di lavoro. E badate, meno male che questo governo è, come dire, un po' cialtrone, perché abbiamo assistito l'altro giorno, Maroni sta cercando di convincere
convincere i lavoratori o il popolo italiano della necessità di fare questa modifica all'articolo 18, e il suo capo Bossi dice tutt'altra cosa, così come dice cose diverse altri esponenti del governo, il presidente della Camera, Buttiglione dice altre, e c'è questo presidente del Consiglio che sta cercando di, come dire, di ricucire i vari interventi di esponenti di questo governo. Quindi c'è molta frattura anche all'interno del governo su questa questione. Io credo che questo articolo 18 non verrà modificato, perché per davvero in Italia esiste un'opinione ormai consolidata che questo articolo 18 non debba essere toccato, che a Confindustria non debba essere fatto un regalo come questo. E meno male, lo dico, infatti io non sono di destra, ma e meno male che c'è un governo di destra, perché se ci fosse un governo di sinistra, forse sarebbe passato. Meno male. Se ci fosse ancora il mio amico, tra virgolette, D'Alema, molto ovviamente questo articolo 18 avrebbe levato. C'è invece il mio amico Berlusconi, che ha il pudore di non toccarlo. Guardate, senza virgolette, non hai detto. Che cosa, senza virgolette? Hai detto, ma D'Alema... Virgolette. Non ci ho messo le virgolette, e ce le vediamo. Non ho amici così potenti. Quindi io credo che il tutto debba essere da noi vissuto in un modo diverso. Noi abbiamo fatto un congresso non da tanto tempo, però alcune cose cambiano. Noi dobbiamo essere anche un sindacato, perché siamo, credo, no, suppongo che siamo più snelli, più veloci, dobbiamo essere più leggeri, per cui possiamo inseguire o raggiungere o parlare di problemi che nascono da un congresso a un altro. È vero che avevamo tracciato la nostra linea sindacale, ma credo che i problemi, e uno è questo, debbano impegnarci su questa questione. Noi non possiamo lasciare agli altri la battaglia su questo problema, però dobbiamo, come dire, differenziarci, ma non perché voglio essere diverso, perché siccome sostengo che gli altri stanno sbagliando, io credo che la CSS debba fare la battaglia affinché l'articolo 18 venga applicato anche ad altri. Cioè il problema è questo, o noi difendiamo tutti e ci mettiamo tutti alla pari, quindi 18 che lavora in un'azienda con 800 dipendenti e lui che lavora in un'azienda di sotto i 15 deve avere pari diritto in un paese democratico. Quindi la parola d'ordine, secondo me, che dobbiamo lanciare noi è che in un paese democratico l'articolo 18 debba essere allargato a tutti i cittadini italiani, a tutti coloro che lavorano. È una questione proprio di, come dire, di dignità, di democrazia, e non limitare invece, così come vuol fare questo governo, ridurre ancora una volta la serie A e portare più gente in serie B, quindi fare ancora più lavoratori precari, più lavoratori ricattati, più lavoratori che non abbiano. Vi faccio un semplice esempio, ma molto semplice: se davvero dovessero levare l'articolo 18 in un'azienda come la mia, in un gruppo come la mia, io il delegato non potrei più farlo. Ma ve lo immaginate, 18 della CSS che fa quel delegato? È vero, forse mi darebbero qualche stipendio però a casa, perché sarei licenziato subito. Ma non solo io, molti dei miei colleghi che sono qui, che voi non conoscete ma io li conosco bene, l'azienda ci, anzi, pagherebbe per poterci licenziare. Quindi voglio dire, la nostra battaglia deve essere proprio questa di allargare i diritti democratici in un paese democratico a tutti i lavoratori. Grazie.